vuoi ottenere di più dalla vita, più soddisfazioni, più prosperità, qualsiasi cosa a te paia interessante, meritevole, degna di essere conquistata. Vuoi ottenere di più? E allora fai questo, esponiti di più. Per ottenere di più, questa è la soluzione. Un modo tra i più semplici per diventare più abile consiste nell'aumentare il numero di tentativi senza contarli, sino a quando arrivi ad essere abile. Questa è una cosa fondamentale. Nella vita bisogna essere abili, ci sono delle sfide, dobbiamo vincerle. Tante persone provano a fare le cose, poi si fermano, contano i tentativi, contano i fallimenti, invece non devi contarli. L'unico obiettivo è arrivare a diventare abile. Questo è importante, e quindi uno dei modi più semplici per diventare abili consiste nell'aumentare il numero dei tentativi, sino a quando diventi abile. Ti faccio un esempio. Considera un venditore timido. Questo venditore acquisisce un'ottima parlantina presentandosi a centinaia, a migliaia di potenziali clienti da subito, anche se non sa parlare, mettendosi dentro situazioni che lo imbarazzano. Infatti, in questo modo, mettendosi nell'imbarazzo, capisce che cosa esattamente lo imbarazza e quindi capisce cosa deve superare. Se questo venditore se ne stesse in disparte, non arriverebbe mai a capire che cosa lo blocca. Invece, presentandosi a centinaia, a migliaia di potenziali clienti, da subito, anche se impreparato, capisce esattamente che cosa lo imbarazza, capisce dove deve mettere la sua attenzione per trovare la soluzione. Ti faccio un altro esempio. Lo stesso principio vale per uno studente. Poniamo che sia il tuo caso. Non ti piace studiare? Se non ti piace studiare, studia di più per capire che cosa ti blocca e poi risolvi il motivo che ti blocca. Possono essere molte le cause per cui non ti piace qualche cosa. Devi avere esattamente chiara la percezione di quello che non ti piace, così lo risolvi, così lo conosci e sai dove mettere le tue energie. Lo stesso principio vale se non trovi un partner da amare. Coltiva più occasioni, mettiti a conoscere potenziali partner, anche se ti senti inadatto, goffo, brutto. Arriva a capire che cosa non ti piace, cosa non piace a te di quella situazione, e poi trova una soluzione idonea. Vedi come superare i tuoi limiti. Anche in questo caso, mettiti dentro la situazione che ti crea problema, in modo che capisci che tu non sei il problema e che per quel problema ci sono soluzioni. Se vuoi cambiare meglio la tua vita, esponiti di più per ottenere di più. Questo è il principio. Non puoi vivere standotene in disparte. Devi agire, devi andare nel cuore della vita, devi esprimerti, devi essere te stesso. Se non ci riesci, addestrati. Addestrati in quelle aree in cui sei meno abile. Se vuoi cambiare in meglio la tua vita, esponiti di più per ottenere di più.